Mercoledì 31 luglio, mercoledì della 17ª settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». Ogni uomo ha nel proprio cuore il desiderio di scoprire un tesoro, che solitamente corrisponde a ciò che uno intende per felicità. Ognuno ha un sogno di felicità, perché l'uomo è fatto per questo, per la felicità, per la misericordia. E prima o poi ci arriva. Quando? Dio solo lo sa. Infatti nel brano quest'uomo neanche cerca il tesoro, ci si imbatte. Però l'accento della parabola non è sul fatto che trova il tesoro, è sul fatto che il campo non è ancora suo fino a quando non investe tutto. Fino a quando non vendiamo tutto, cioè non investiamo tutto nella misericordia, quel campo non è nostro, quel tesoro non è nostro. Questo implica la decisione a fare di questo tesoro il principio della vita. Non possiamo dire: «Ho scoperto il tesoro, basta, torno a casa». E neppure è pensabile che quel contadino torni a casa la sera afflitto, dicendo a sua moglie: «Pensa te che disgrazia, abbiamo trovato un tesoro e ci tocca vendere tutto per comprare il campo». Il movente di ogni decisione, infatti, è la gioia che esiste quando troviamo ciò che amiamo. Poi magari ci sbagliamo e subito dopo ci pentiamo. Se anche dopo rimane gioia, vuol dire che quello è il tesoro. Cioè, la gioia prima, durante e dopo la decisione è segno che lì, davvero, c'è il tesoro. Ed è la forza, il motore di ogni decisione. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.